Se fosse una partita che posso stare tranquillo fino alla fine. Ma stasera è impossibile dire qualcosa ai ragazzi. Stasera c'è da fare solo ai complimenti, perché contro la Roma, contro quel porco di Mourinho, contro quel bastardo di Maresca, contro tutti gli infortuni, il Milan c'è e si porta a casa 3 punti, ragazzi. Io non c'ho parole, non c'ho parole, ragazzi. Stasera è un arbitraggio veramente scandaloso. Ha fatto una marea di falli la Roma. 3 cartellini gialli. Ha fatto 12 falli il Milan contro i 18 della Roma, 5 cartellini gialli, un cartellino rosso che costa l'espulsione a Hernandez. Per carità, vogliamo fare i fiscali, ci può pure stare il cartellino rosso ad il secondo giallo ad Hernandez, però prima mi dovevi mandare via Karsdorp. Però quello non l'hai tirato fuori e lo tiri fuori dopo Hernandez. Com'è sta storia? Cioè, ragazzi, oggi ha ammonito solo i giocatori del Milan, forse perché il portiere porta la maglia gialla, non lo so, ci hanno visto sta maglia gialla del cazzo che non si spiega, non si spiega tutti questi cartellini gialli. Riaprire una partita così chiusa, dominata dal Milan, senza sì, senza ma, adesso così gli fanno pure tirare fuori qualche recriminazione che si meritavano di vincere, ragazzi, non mi fate sentire queste cose perché il primo tempo proprio non hanno visto il pallone. Hanno iniziato bene i primi 5 minuti con quella mezza occasione di Pellegrini e poi non hanno più visto il pallone. Il Milan ha avuto un totale controllo della partita, a maggior ragione delle ultime partite dove dicevano Cortomuso, gioca male ma vince. Stasera, ragazzi, abbiamo giocato un signor primo tempo. Dopo ci hanno mandato fuori Theo Hernandez contro gli infortuni, contro l'arbitro. Stasera il Milan c'è e col cazzo di Cortomuso. Qui l'unica cosa corta, ragazzi, è il metro di giudizio dell'arbitro nei confronti del Milan e la rosa nei confronti di questi infortuni che ogni volta si fanno stare con 7-8 giocatori in meno in campo. Peserà, peserà questa assenza nel derby, adesso ovviamente testa a Porto, a Milano contro il Porto, però stasera contro la Roma questa assenza, questa espulsione di Theo Hernandez peserà nel derby, peserà perché Ballo Touré non è sicuramente Theo Hernandez, rientrerà Diaz, per carità, ho detto che il rientro di Diaz e il rientro di Theo Hernandez avrebbero dato maggiore qualità, già solo quello di Theo Hernandez stasera si è vista che la qualità del Milan è decisamente aumentata rispetto alle precedenti partite, una Roma che comunque lascia giocare di più, però ragazzi, stasera veramente il primo tempo c'è stato oltre il 65% di possesso palla del Milan, più di 300 passaggi riusciti, il doppio di quelli della Roma, cioè ragazzi, una partita senza storia, senza storia. Un giro palla che ha fatto veramente la differenza il primo tempo, ma il secondo tempo questa decisione di Maresca di condizionare in questo gioco, questo modo la partita ha rischiato di rendere tutto vano. È finita così. Complimenti ai ragazzi perché 3 punti in un campo pesante dove Napoli ha pareggiato e non è riuscito a vincere l'unica partita di questa stagione, quindi a maggior ragione la Roma è una mina vagante, capace di andare in difficoltà con le deboli, ma fare grandi prestazioni con le forti. Questa sera l'abbiamo tenuta a bada, una prestazione solida, una prestazione pulita, una prestazione dove abbiamo messo anche qualità. Forza Milan, ragazzi, ora testa a Porto, proviamo questa missione impossibile, mi raccomando, schiaffate un like, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Di questa partita, fatemi sapere le vostre sensazioni. Sempre Forza Milan, iscrivetevi al canale e alla prossima. Ciao!